Salve ragazzi, io sono Shock e oggi siamo su Dead by Daylight. In questo episodio farò la persona più cattiva dei killer, ovvero spaccherò tutti i ganci e tutti i totem presenti nella mappa. E poi per compensare la categoria obiettivo mi sono messo la mappa arcobaleno e non perché è colorata, poi alla fine non è colorata perché i design delle mappe non ci sono. Bensì, ogni cosa che andrò vicino mi darà 150 punti nell'obiettivo e quindi sarà un bel bilanciamento. Detto questo, ci vediamo in partita. Ed eccoci qua, nel reparto squilibrati. Dov'è un gancio? Eccolo là. Vieni qua, brutto ciccione. Ho deciso di fare questa challenge perché mi sono rotto le scatole che ogni 3 metri, anche un metro, dipende da dove che mappa siete, cioè sia sempre un gancio e perciò io li spacco così almeno... Oh porco Zeus. The way. Via. Sono una persona onesta. È il trapperino. Il trapper sarà felice che io spacco tutti i ganci del mondo. Levati, Bank, sei inutile. Aia, no, non mi devo morire. Sono la persona più bifida dell'universo, anche questa mappa è bifida, quindi siamo molto incorrelati. No. Aia. Ah. Come ha fatto? Ecco, e inoltre vorrei anche criticare questo motivo. Non è possibile che anche se io sono lontano 30 metri dalla finestra, io debba morire inutilmente. Speriamo che la mia mega mi aiuti, cioè, altrimenti mi nervosisco troppo. Grazie Meg, ti voglio bene. Resisti Meg. Dai. No, non ci credo. Grande Meg, ti stimo. Ti voglio bene Meg. La prossima volta che ti userò ti metterò qualche add-ons decente. E non quelle che ho io, tipo cura di sé, tempo prezioso. Vabbè, cura di sé e tempo prezioso sono utili. Anche sabotatore, ma per... Ma scatto sportivo lo batte tutti. Allora, dobbiamo trovare... Ok, lassù c'è un gancio, io direi di... Guarda, è fastidioso. Tizio, aiutami! Non vuoi punti? Sei inutile, lo sai? Oh, zio, no... Non mi guardare qui. Sta bello. Bene, non mi stai più inseguendo. Oh, questa challenge sta per spaccare i ganci. Meno male non mi sta più inseguendo. Ecco. Continuiamo a spaccare questo gancio. Che ho bisogno di punti. No, vai via. No. T'ho detto di andare via. Vai là. Bravo ragazzo. Se mi metto qua dietro mi vede? È lì dentro il bastardo. Gli spacco anche quest'altro gancio che avevo visto anche prima. Visto che non c'è ora. Ehi là bro. Ok, mi freghi i totem, ma sei bastardo anche te. Intanto i miei amici stanno facendo tutti i cosi, invece io non ho ancora spaccato un gancio. Adesso lo spacco direttamente davanti alla faccia. E vado a spaccare anche quello là sopra. E oppala. Bene, secondo gancio fatto, vado a spaccare adesso quello. Visto che... Aspetta, vediamo un po' la mappa cosa dice. Nessun totem nelle vicinanze, il che è un bene. Tanto io spacco questo gancio perché mi sta sui maroni. Ma no, sta morendo tutti. Dai, spacco questo gancio e poi lo vado ad aiutare. Devo stare attento alle trappole perché qui ce ne sono due ogni 3 secondi. Ciao, bello. Dai, lo tengo lontano, tu aiutami. Da quanto sei in abissimo. Hai degli occhi bellissimi, ma sei brutto. No! Ah! No! Albero di merda!
Salvalo! Dai, ma si è rifatto, andiamo! Oh, l'ho perso. Che fortuna, l'ho perso. Salvo io, amico! Resisti. Ok, là, io c'ho... Allora, io ho tempo prezioso. Salvo io, amico! Cosa vuoi da me? Ah! No, no, mi ha preso, mi ha trovato, non ce l'ho! Ah! No! Corri! Scappa, c'è il Nemesis! Chi conosce questa citazione me lo dica. No! Oh, mi ha perso, che fortuna. Ok, devo trovare... Allora, dove si trova? Trovato. Curami! Grazie. Siete molto gentili. Vi voglio bene. Ok, vedo che... Io adesso butto il mio fascio luminoso. Se ce l'ho il fascio luminoso. No, non ce l'ho. Ah, è vero. Siamo solo noi tre. Ah, no. Non c'è nessun totem nelle vicinanze. Addio, bello! Vediamo un po' se ho fatto il pip. L'ho anche fatto, solo che ho fatto pochi punti obiettivo perché non ho esplorato molto. Però se vuoi... Come ho oggetto perso? È impossibile! No, aspetta! Qui c'è scritto oggetto perso eppure ce l'ho in mano. What the fuck? Comunque ragazzi, non so perché ho perso la mappa, ma lasciamo perdere. Da questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!